Bene, io direi che dal 2008 un passaggio sul quale occorre tendamente riflettere è che nel novembre 2010, 17 novembre 2010, due documenti importanti europei, la prima è una raccomandazione del Comitato dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa, 17 novembre 2010, la più importante raccomandazione intitolata agli Stati membri sul ruolo dei giudici, indipendenza, efficacia e responsabilità, al paragrafo 39 sottolinea un obbligo rivolto agli Stati membri. Deve essere promosso il ricorso ai modi alternativi di risoluzione delle controversie. Nello stesso giorno, 17 novembre 2010, viene approvata la Magna Carta dei giudici europei. E in questo caso il dovere riguarda i giudici. Il paragrafo 15, a proposito dell'accesso alla giustizia, oltre a dire che il giudice deve adoperarsi per assicurare l'accesso a una soluzione delle controversie rapida, efficace e a costi ragionevoli, aggiunge: il giudice deve contribuire alla promozione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Quindi direi che il passo ulteriore rispetto alla direttiva è la posizione, sia pure attraverso regole di soft law, di due doveri paralleli. Un primo dovere, quello degli Stati, di promuovere accanto a modelli di giurisdizione, di contenzioso giurisdizionale, modi alternativi, quindi modelli, moduli, schemi, paradigmi alternativi di risoluzione delle controversie. Dall'altro, il giudice deve farsi carico di entrambi i profili dell'accesso alla giustizia, e cioè una soluzione delle controversie pendenti davanti al giudice che sia rapida, efficace e a costi ragionevoli, e però anche contribuire alla promozione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Questo rafforza sicuramente qualsiasi modello legislativo che tenda a far camminare insieme alla giurisdizione in senso stretto gli schemi di risoluzione alternativa delle controversie. Detto questo, occorre peraltro riconoscere, come riconoscono gli organismi internazionali, che in quasi tutti i paesi europei la direttiva, e nonostante anche queste ripetute sollecitazioni da parte del Comitato dei Ministri, ha avuto un'attuazione difficoltosa e finora con scarsi risultati. E quindi il vero interrogativo, direi molto inquietante, è quello di cosa fare perché non ci si scosti da questi risultati che non sono soddisfacenti. Probabilmente occorre indagare ancora di più sulle cause e sui rimedi della crisi della giustizia civile. Il mio convincimento, che ho espresso anche in altre occasioni, è che i modelli alternativi di risoluzione delle controversie funzionano meglio se, quando e laddove funzionano meglio i sistemi ordinari di risoluzione delle controversie mediante la giurisdizione. Più è forte, efficace, chiara, veloce, rapida la giurisdizione, più può essere forte, rapida, efficace lo strumento alternativo di risoluzione dei controversi. Perché il cittadino comparerà i suoi diritti con i suoi bisogni o interessi, che sono cose diverse, valuterà se affidare i suoi diritti al giudice o i suoi bisogni e interessi a un mediatore per una media conciliazione, valuterà se a fronte dei tempi rapidi di una giustizia equa e efficace del giudice sia preferibile accedere a un mediatore con un tasso di volontarietà, di libertà, di discrezionalità molto accentuato. E soprattutto ci si muoverà su un terreno misto di costi, benefici, incentivi costi. Cioè, quello che voglio dire, il mio, come vedete, è una introduzione, un saluto non puramente rituale, che quello che voglio dire, quello che è il mio fermo convincimento,
e che forse l'errore in cui si è caduto, anche a livello forse di direttiva e fino ad ora di intenti del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, è di aver visto nella mediazione, nella media conciliazione, esclusivamente un rimedio per far fronte alle diseconomie della giustizia civile in vari paesi. E cioè una sorta di meccanismo meramente deflattivo di questo enorme spreco di risorse sul terreno del contenzioso civile. Ma è come svuotare l'acqua con il secchiello, amici miei. I numeri sarebbero sempre talmente bassi da non aiutare a risolvere un problema in termini puramente deflattivi. Il problema si pone in termini invece strettamente culturali, di alta cultura giuridica e professionale, che deve prendere le sue mosse dalla formazione dei giovani universitari nelle università, dei giovani avvocati negli studi legali, dei giovani magistrati, perché come si è visto è un dovere anche del magistrato sollecitare le parti sul terreno della risoluzione alternativa della controversia. E cioè la vera regola aurea è quella dell'equilibrio tra il modello contenzioso e il modello media conciliatorio. L'altra condizione, le altre condizioni che possono aiutarci a uscire da un modello tuttora ambiguo della mediazione per quanto riguarda il nostro paese, ma anche per quanto riguarda i risultati ancora scarsi finora conseguiti a livello europeo, e accanto a questa formazione, quindi a questo processo di acculturazione dei cittadini, ma anche dei professionisti, degli avvocati e dei magistrati, di allargare la forbice tra costi e incentivi, cioè non premere l'acceleratore solo sui costi di una giustizia ordinaria che diventano sempre più elevati e che dovrebbero scoraggiare e quindi far accedere a una giustizia minore. È un errore, direi, proprio strategico individuare nella mediazione una giustizia minore. È lo stesso errore che si è fatto col giudice di pace. Se si individua una giustizia minore, i risultati saranno minori. C'è poco da fare. Deve essere una giustizia posta sullo stesso piano. Quindi il rapporto costi-benefici deve essere ben considerato. Cioè, secondo me, più che premere sui costi, occorre premere sugli incentivi, sui benefici, su ciò che si ottiene e si guadagna, su ciò che deve costare a chi sicuramente sarà soccombente in un giudizio e che preferisce il giudizio civile più lungo, più farraginoso e quindi probabilmente alla fine più favorevole, e sollecitare sotto questo profilo. Infine, e veramente concludo, l'altro punto dolente: dobbiamo chiedere ai nostri governi, in particolare al nostro ministero che è responsabile, quello della giustizia, su questo terreno, dobbiamo chiedere un accentuato impegno sul terreno delle garanzie e dei controlli di professionalità non solo dei singoli mediatori ma degli organismi di mediazione, perché dalle informazioni che finora ho potuto raccogliere il bollino di qualità ce l'ha Milano, direi veramente di alta qualità, e parlo tanto dell'organismo forense quanto di altri organismi di conciliazione, quale la Camera di Commercio e anche altri organismi di conciliazione veramente meritori, mentre in altre parti del paese o con altri organismi di creazione più o meno avventurosa e più o meno strana sul terreno, territorio nazionale, noi non abbiamo queste garanzie. E allora il destino è quello non solo di una giustizia minore, ma di una giustizia, tra virgolette, a rischio di difetto di trasparenza e di pulizia. Quindi l'ulteriore esigenza, quindi ripeto, formazione, professionalità, università, avvocatura, giudici, dall'altro, dalla parte del governo, i suoi doveri di fissare con nettezza e con equilibrio costi, utilità, benefici sul terreno
diverso, distinto dei bisogni e degli interessi da un lato e dei diritti dall'altro, infine le garanzie. Occorre che i cittadini, gli organismi, la Commissione europea, i progetti, coloro che lavorano sui progetti, creino se possibile addirittura degli organismi di controllo permanenti sul territorio circa la qualità degli organismi di mediazione e dei singoli mediatori. A queste condizioni io credo che anche la critica più forte che muove l'avvocatura, che è quella della obbligatorietà, della condizione di procedibilità a fronte di una mediazione che per sua natura dovrebbe essere una scelta libera, potrebbe, ripeto, l'obbligatorietà potrebbe anche essere tollerata e sopportata come passaggio, come transizione da una cultura a un'altra cultura. Ma la transizione sarà sopportata solo se vi saranno insieme tutte le altre condizioni di cui ho parlato. Grazie.